Stato di agitazione con un pacchetto di 20 ore di sciopero da questa mattina da parte dei lavoratori dell'Atria di Teramo che chiedono all'attuale proprietà di avere prospettive e certezze per il futuro con investimenti importanti in grado di rilanciare l'attività o di puntare alla cessione dell'attività stessa. I sindacati chiedono poi d'altro canto che a pagare dopo il sacrificio del contratto integrativo non siano ancora i lavoratori. Riguarda principalmente la prospettiva e i lavoratori chiedono all'azienda una cosa molto semplice. Questa proprietà ha acquisito dal gruppo Marazzi l'Atria per una somma simbolica. La questione è o la cedono a un soggetto industriale che è per il rilancio oppure la gestiscono loro, ci investono e la rilanciano. Il confronto è partito sulla base di un accordo che era stato sottoscritto in precedenza e che prevedeva la riapertura di una trattativa sull'integrativo, ma il tema non è solo l'integrativo. La questione è complessiva. I rappresentanti della proprietà ci avevano garantito che la vicenda del rilancio dell'Atria sarebbe stata seguita oltre che dalle istituzioni ma anche attraverso un confronto con le rappresentanze sindacali più puntuale, più nel merito dei problemi. Tutto questo secondo noi non c'è stato e l'esito di questo confronto che è sfociato nello sciopero secondo noi conferma questo problema che c'è ed è il problema principale che stiamo cercando di affrontare. Diciamo che è una situazione in cui l'atteggiamento della proprietà, probabilmente non abituata al confronto, complica una vicenda che è oggettivamente difficile, ma che tutti quanti stiamo cercando di risolvere, perché qui nessuno deve dimenticare che l'impegno dei lavoratori e il sacrificio anche economico che loro hanno sostenuto in questi anni, oltre che di posti di lavoro, è forse stata la leva principale per il rilancio.